Si è parlato di agricoltura qui all'Assemblea regionale della CIA Toscana, un'assemblea nella quale è stato eletto il nuovo presidente regionale, il candidato unico che ha fatto il punto su quello che era lo stato dell'agricoltura toscana. L'agricoltura oggi è un volano che sta dando risposte. L'agricoltura è quella realtà produttiva che marca il segno più in quanto per quanto si riguarda il lavoro, per quanto si riguarda gli addetti che lavorano in agricoltura, abbiamo un aumento, quindi siamo una risposta sociale ed economica. Abbiamo un segno più quando si parla di export, ma soprattutto l'agricoltura oggi ha un grande ruolo sociale. L'agricoltura vive la ruralità, porta in quegli ambiti la possibilità di la manutenzione del territorio, la possibilità di vivere quelle realtà, la possibilità di dare una dignità a quelle realtà. Noi abbiamo bisogno però di dare all'agricoltura quegli strumenti perché possono ampliare ancora di più, che possono permettere all'agricoltura di internazionalizzare i propri prodotti, di entrare nei mercati, di contribuire ad un percorso sociale ed economico importante. Noi abbiamo bisogno di strumenti che diano agli agricoltori, alle aziende linfa vitale, che diano alle aziende la possibilità di crescere, quindi pensiamo al credito, pensiamo alla terra, abbiamo bisogno di cambiare qualcosa. Un momento importante per la regione, come ha sottolineato anche l'assessore regionale all'agricoltura Gianni Salvadori. Intanto mi sembra sia utile prendere consapevolezza di un fatto, cioè che l'agricoltura sta tornando ad essere uno dei punti centrali per lo sviluppo di un territorio. Non è più la cenerentola dell'economia, ma rappresenta una prospettiva decisiva, sia in termini di quanto contribuisce a produrre alimenti, e la grande battaglia sul cibo che si sta svolgendo nel mondo può trovare un piccolo contributo anche nella Toscana, e per tutte le altre azioni multifunzionali che l'agricoltura svolge.